Diciamo che mi trovo qui a Rhodes perché mentre cercavo un animale leggendario, aspetta che diamo soldi a questo qua, adesso soldi ce li abbiamo. Così posso? Been standing here since about 1870 and slowly starving to death. Sorry I asked. Ah, don't worry about it. Hey, say, you a Yankee? I'm not sure. You know, there was a fella I used to see with you a few years back. He was tall and a moody face. Yeah, Arthur. He died, I'm afraid. Well, I'm sorry to hear it. He saved my life. Is that so? He didn't always seem the type. No. No, he didn't. Ah, però no. Ah, beh, però è bello vedere, insomma, ciò che ha fatto Arthur e saperne, insomma, si può dire le conseguenze alla fine, no? Più o meno. Comunque dicevo, mentre stavo cercando un animale leggendario, mi è capitato qua, esatto, qui, una missione. Allora, non mi sono avvicinato, ci è capitata quella dei due fratelli, ma purtroppo lì mi sono trovato quasi nel mezzo, quindi non ho potuto evitarla e diciamo farla dopo. Invece questa l'ho evitata apposta, no, memorizzata diciamo. Così adesso vediamo di... Ma secondo me sono i fratelli quelli carcerati, Che loro erano apparsi qua. Vediamo un po'. Sì, vedi, sono loro, vedi? Sono allo stesso punto, tra l'altro. Ehi, 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 Mr. Black e Mr. White. Ma sono finiti ancora in carcere. È Mr. Black's fault! His fault, the Darky White! Although I don't know why they call him that, look at him! Don't you start now. I'll knock the color clean off you! Come on! And I'll tar you, you lily livered! Enough! Enough! Say, you two fools look like you've just run off from a chain gang. Yeah, what of it? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay, even for a darky. Shut it, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had up to here with you. Enough. I'll do you a goddamn favor. What do you want? Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat. Don't push your luck. Ma scusa, ma... Yeah, you love nice fellows. Ma è uguale all'altra. You shut up! Cioè, quella dei manifesti. L'abbiamo già fatta con Arthur. Cos'è? Che ha un déjà vu. Se voglio dire. Vabbè, la rifacciamo, però. Boh. Non lo so. Aspetta, i manifesti. Non me li... Ah, già che mi disegnava solo quando ero in zona. Aspetta. Sì, ma comunque sono qua, Get off of me. Ecco, qua c'è. Ma è uguale, uguale. Scusa, Hey, I need to get to that poster behind you. Would you move a little? I will not. Deputy put up plenty. Go get one of those. Questo vuole essere picchiato. Please, mister. I'll just reach by you. It won't take but a second. I'm leaning on it. Find one that ain't in use. Hey! Move! I need that poster. Oh, I'll move, all right. How's this for moving? This what you... Guarda. Help me! Okay. Penso a te. Mi sembra strano, scusa, che ripropongono... La stessa missione, vabbè, metti via. Prendiamo il cappello. Ok. Cioè, dopo anni, noi la facciamo ovviamente, ma... Sì, erano comunque qua...
Beh, qua ce n'è un altro. Cioè, dopo anni sono fatti arrestare e ancora finiscono qui. Boh, si fa strano. Scusa. Aspetta. Mr. Black, Mr. White. Interesting. Mister, I need that poster. There's been a recall. I weren't born yesterday. This one's mine, so you can go and get your own. Ma pensa te, è solo che non... Move it! Qui non posso... You taking liberties, boy? Aia. E non posso mica ucciderlo qua. Porca vacca. No, non mica preso, Aspetta, mo sono ricercato, ma vedi, vedi tu. Aspetta un attimo. Testimone mi sa che ci ha segnalato. Crimine segnalato, aspetta un attimo. Fammi nascondere un attimo, intanto vado a fare altro. Ok. Comunque ci ha aggredito lui, voglio dire. Io l'ho spintonato un attimo, ma... Aspetta, indagini in corso. Vediamo se comunque magari una taglia minima ce l'ha messa. Lo stesso. Ok. Mettiamo qua. Vediamo un attimo. Ok. Ok. Non lo so però. Vediamo la mappa del mondo. Eh no, no, ok, a posto. Qualcuno mi vede, forse. Aspetta, speriamo non mi vedano. Ok. Ok. Sono rimasti due, forse erano uno, era, se non ricordo male, alla stazione, credo. Aspetta. Ok, uno è qua. Esatto. Prendi, ok. E l'altro, l'ultimo, dove caspiterina era, aspetta. Ah, ok, l'ho trovato. Allora, nel mentre, però... Cioè, io nel cercare questo manifesto... Aspetta, fammelo leggere però un attimo, Leggi... Cosa dice? Evasi, avevo ancora piede libero, pericolosi... Sì, vabbè. Ok. Ok. Allora, torniamo da Mr. Black e Mr. White, però... Mentre cercavo questo manifesto, sono ripassato dove era il cadavere del tizio... E mi ha dato la caccia, cioè come se l'avessi appena ucciso. Vabbè, mi ha messo una tre di $5 minima e quindi l'ho pagata. Oddio, per forza, vabbè. Pazienza, che vi devo dire. Allora, vediamo un po'. Saranno qua? Sì. Vediamo, adesso ci farà decidere se bruciarli o meno. Vediamo se è uguale. Friend. Hello. How was in town? Pretty hot. It got quite a price on you boys. It is so unfair. I didn't do nothing. Well, they said you was wanted for murder. It wasn't murder. It was self-defense. You killed a farmer? Well, firstly, I would have, but he died before I could. And secondly, well, he had it coming. I don't like to say. Well,
E infatti brucia. Eh sì, brucia. Scusa. Ain't no business of mine. Here's the posters. Thanks, adesso partner. Aumenta l'onore, ma è pari pari all'altra. That's that, then. That's that. Oh. Free at last. Free from you at least. Well, not vediamo. Vediamo. Vabbè, l'onore è sempre lì, però. Vabbè. Ok. Strano. O l'hanno riproposta apposta. Ah, mi sembra strano. Perché l'avevamo già fatta con Arthur e avevamo portata fino a 3. Cioè, il legame che unisce 3. Però, boh, quanto pare. Vabbè. Ok, niente, niente. Vabbè, pazienza. Allora, piuttosto, adesso... quasi quasi, in fatto di taglie. Non so, andiamo a vedere, andiamo a fare questa. Vediamo un po'. Ci metterò un po' ad arrivare fino lì, ma... Facciamo, vediamo. Ok, ci siamo. Ma non so, mi viene da pensare che magari abbia avuto tipo, che ne so, dire il giocatore magari ha mancato quella missione con Arthur, riproponiamola con John. Però boh, se non l'ha mancata, se la fa due volte, cioè se l'ha fatta due volte alla fine. Però, boh, strano, molto strano. Comunque, ora che siamo qua, facciamoci la missione cacciatore di taglie. Non so, magari è l'ultima, magari no. Vediamo un po' che dobbiamo... Chi dobbiamo dare la caccia. You look like an honest enough feller. If I could interest you in bounty work, the poster's on the wall. $90. Chi è? Aspetta, leggi. Ricercato, $90. Elias Green. Vivo o morto? Cercato come atto per omicidio, la mutilazione di 6 coloni presso la stazione commerciale di Manzanita. Membro della banda dei fratelli Skinner, considerato estremamente pericoloso. Ultimo avvistamento nel Great Plains. Green è tarchiato, indossa pelle di animali. Cappello in pelle d'orso e camicia in pelle di dino. Inviate tempestivamente le informazioni, bla bla bla, ok. Vediamo. It's a sorry situation with them mongrel dogs, the Skinner brothers. Just when you thought this country had been civilized. You hear what they done up near Tall Trees? Might be where to look for him, if you can stomach it. I don't think you'll be bringing him in alive, but sure as hell I'd love to spit in his eye before he hung. Ci provo, eh. Individuo Elias Green. Allora, dov'è? Ah, beh, dai, non è distante. Fide, è vicino al nostro ranch. direi di toglierlo di mezzo, sai. Cattivo vicino. Ok. Ah no, non è il mio. Scusi, ho sbagliato il cavallo. Ma no, ho sbagliato il cavallo. Non l'ho fatto apposta. Via, 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 via. Furto di cavallo, mi sono seduto 2 secondi, cioè. Infine, pensavo che era lì, è vero che non l'avevo messo lì, però, scusate, voglio dire. Madonna, oh, non si può fare nulla, cioè, davvero. Vabbè, pagherò $5 di taglia, cosa vi devo dire, Adesso ne ricavo 90, vabbè. Un po', beh, ormai qua a $10, vabbè, ok, ok, ok. Dopo quando torno indietro vado all'ufficio postale. No, perché aspetta, 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 fermi, fermi, fermi. Ah, giusto. Se sei... Sì, secondo me se sei ricercato non puoi fare il cacciatore di taglie, giustamente. Allora aspettate, vado a pagare la taglia. E ci rivediamo direttamente dal nostro obiettivo.
Ok, eccoci qua. Ho pagato il mio debito. Individua Elias Green. Vediamo un po'. Aspetta. Dammi il mio fucile. Ok. Anzi, prendiamo l'arco. Va. Prendiamo il fucile a pompa, la doppietta e l'arco. Tutte e due. Vediamo, c'è bisogno di uccidere in silenzio. Almeno. Non so se è circondato dai suoi scagnozzi. Dove sarà? Ah, guarda, vuoi vedere che è là? Una casetta. Che se forse è fuori dall'area, eh? Secondo me sì, è fuori dall'area, quindi no. Ma vediamo, qua c'è un accampamento. Ok, perlusta d'accampamento. C'è nessuno? Jesus. Vuoi vedere che magari... Hello? Ma no, è lo... Stai zitto. Aspetta. Vedi che magari era quello che... Metteva le... Cioè... Lanciava le frecce alla gente. E non c'è niente. Ah, ecco qua, delle tracce. Aspetta, qua segna qualcosa. Dove ci porta? Visti poi diverse, a dire la verità, con le frecce sulle schiene, sulla schiena, cioè. Oh. Aspetta. E gli spari. Cattura o uccidi. Aspetta, eh. Merda, è circondato dai suoi amici. Allora, aspetta. Pistola in mano. Uno. Due. Aspetta. Vai che lo prendo. Mica ce l'ha con me questo. Oh. Ma no. Vabbè, non volevo lega. Porca. Fuori portata. Madonna. Ma perché quello ce l'ha con me? Cazzarola. Non riesce a sentirmi il cavallo. Ma che due palle però. Adesso falliamo la missione. Dai, vieni. Ma scusa, c'era quello a terra che implorava. Perché mi ha attaccato lui? Dai. Quello ormai è andato. Cavolo, è andato tutto bene. Vediamo, magari ci fa rifare a sto punto. Dai, su. Vede. Ok. Vediamo, forse riusciamo a recuperare. Proprio davanti all'albero. Madonna.
Good girl. Let's vai, go. Vai, vai. Ok. Detto... Occhio, occhio però. Oh, ok. Oh. Ma allora... Aia. Ma allora sei bastardo, scusa, eh. Guardalo. Cioè, ha preso il cavallo per andare via e poi è tornato. Ok. Dai, dopo un po' di frecciate. No. Keep still and shut up. Ok. Seems I caught me a wriggler. I'll cut you. I swear I will. Ok. Mamma mia, povero nostro cavallo. I'm gonna bite you. You better damn not. That was a nice hat you was wearing. I'll make you into a hat, mister. I would love to see you try. Ok, carichiamo. We're going for a ride. There you go. Now let's get you to Blackwater. Allora, aspetta che do da mangiare al mio cavallo. Beh, non mi ha preso il comando. Okay. How you feeling up there? It ain't a smart man. Turns his back on me. I'm gonna kill you. I could cut you anytime, mister. Sì, sì. Ok. Cioè, boh, io pensavo stesse scappando. Invece poi ho cambiato idea. Vabbè. Faccio indietro. Meglio per me. You smell like you got a lady. I'd sure like to meet her, feller. Think you could fix it so we're introduced? Ah, non ne vale la pena. Ci sta solo provocando. You ever felt pain, mister? Real pain? Screaming, crying, begging pain? I will put you to a fire. Have you praying for death? Eyes all wide, mouth quivering. I get you. You're gonna suffer, mister. Suffer! Il peccato che tu finirai appeso, quindi. Non voglio dire. You think they want me alive? They won't know what to do with me. The judge gonna let me go so I can come and find you? They want me dead and buried and all forgotten about. Sì, sì, ma non te la do questa soddisfazione. Questa morte rapida. Ok. Dai che ci siamo. Shit! Here we are. Blackwater Police. Aspetta. Oppla. Ok. Come on, Green. Let's get you inside. God damn it! I'll bite you! Yeah. Well, got you that Skinner, brother. Elias Green. Set me down. Elias Green is a living breed. God damn it. Put him in a cell. You ain't got a rope strong enough for me, Sheriff. Justice will be done and done quick. Lock him up. Ok. Andiamo un po'. Ricompensa. That man ain't worth spit. But here's what we're paying for him. You don't mean that, do you, Chief? Look. I'll take it. Siamo a $99, $9 in più. You're making an old chief's life a little easier, you know? How about coming back in a while, picking up another poster? Death on you. Sì. Death on you. Volentieri, volentieri. Mi capita. Va bene. Allora, adesso, beh, già che siamo qua, andrai da sedia a sto punto. Let's go, girl.
Allora, sono andato a farmi barba e capelli. Assomigliamo veramente molto ad Arthur, così, dire la verità. Ma vabbè, no, a me piace così il taglio, quindi va bene così. Tanto poi crescono comunque, quindi. Allora, sedi si trova qua. E qua dentro. Eccola qua. Oh, John, come sit down. Sure. You, got any work? Yeah. Well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murder, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job. It was just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it? We're heading again, you say? South. Now, come on. Mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. Okay. Aspetta. Hello, girl. Okay. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. Yep, easy. That new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. I bet. He looks mean. He is. È uno shire, mi sa. Quello grosso, grosso, sì. A ranch? It's something else, you know. You gotta come up there. You ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it.
The Dutch who put a blanket round me after the O'Driscolls? That weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We were fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. Ma sì, secondo me lo troveremo. Come vendetta ci sta. Insomma, lo ammazziamo. Visto che dopo tutto, in un certo senso, ha ammazzato Arthur, anche se non è stato proprio così, però, insomma, simbolicamente direi di sì. There's a spot up ahead where we can see over most of the country. They'll be down there. So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. Sì, infatti, dovevo ammazzarlo. I'm forever the optimist. Magari. You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. Beh, mi ha fatto una taglia abbiamo preso, non è che abbiamo preso chissà che cosa. Beh, ma alla fine le taglie non erano tantissime, in generale. It's a view, all right. Sarà mica armadillo. Come on, let's go take a look down in the valley. Fangio il binocolo. Aspetta. I ain't sharing mine. I think I see something. Yup. There they are. Oh, down there. Aspetta. Who's who? Well, the bounty is the feller who's all tied up. Ce n'è poco, eh. Very funny. And that big fat feller with the funny hat? That's James Langton. The other fellas just work for him. Where do you think they're heading? Come on. Let's go follow them. Okay. Looks like they're cutting through the canyon underneath us. Let's go. Oh! E qua assomiglia molto a un'ambientazione desertica, insomma, del Grand Canyon. Come zona è una cosa, non è che mi piaccia troppo, eh. Infatti una cosa del primo che non mi piaceva era proprio... Dove sono? Non li vedo. Ma io non mi avvicino là, oh. C'ho paura. Scusa. No, diciamo che preferisco l'ambientazione. Sì, no, stiamo un po' lontani dal bordo, però, What are you doing, huh? You talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. Sì, ma stiamo camminando un po' troppo vicini al burrone. Aspetta. My guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. If you can't outgun them, you gotta outthink them. The canyon opens up down a ways. We'll head them off there. Vabbè, li guardi tu e sta guardando lei, mi fido, e non vado così vicino al bordo, già. È un miracolo che non casco.
diciamo, l'ambientazione di questo secondo Red Dead Redemption la preferisco perché è varia, quello sì. This might be our chance. Stare sulle montagne non mi dispiaceva. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. Ma dov'è? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? Right there. I got you. You're worth 10 of them. Great. All right, so what you think? Should we threaten them? Start shooting at them or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity. Direi. But it's your call. Davvero. Agisci furtivamente. Minaccia la ba. Agisci furtivamente. I'll follow your lead. Let's sneak down there. Okay. Well, follow away. Stay down and stay close. Ci proviamo almeno. Let's go. Forse le cose vanno male, allora spariamo. We're going down the canyon. Look out on these rocky paths. Il coltello. You guys, blow us. Let's get closer. Ma dove? Ma dove? Meno male li vede lei, cioè c'è il radar in testa. Se sono in tre, cosa facciamo? Ah, uno se n'è andato. We can't go around them. You take one of them, I'll take the other. You gotta throw a knife. Ah, il coltello da lancio. Vabbè, devo usare il coltello da lancio, vabbè. Da qui però, Ok. Ok, let's move. Up ahead. Gente, non. Non li ho mai usati, i coltelli da lancio. Ora che ci penso. They're gonna hear us on these bridges, but it's worth a try. Ah, se vai piano, magari. Magari secchiamo quello, non so. We ain't sneaking no more. Go! Ah, so che ci pensava lei, non so, ma tutto lei. E vabbè, e niente. Ah sì, spariamo un po'. Aspetta. Andiamo avanti, su. Ok. Vieni qua. Olè. Ok, aia. Siamo un po' esposti. Ovviamente qua, ma. Ai, aspetta la vita. No, l'avevo presa. Un po' la medicina. Ecco. Un attimo. Buona. Morto. Vabbè. Ok. Colpi. E dai, muori. Madonna. Aia. I
Aspetta, visto che non posso cambiare pistole, però cambiamo colpi, mi è venuto in mente adesso. Ok. Ah beh, non ne ho tanti, vai, fa niente. Usiamo quelli che abbiamo. No, finto il dead eye. Ok. Dov'è? Ah, è qua, aspetta. Sì, qua. Top, ok. Aspetta, ho finito. Ah, è morto. Ok, un attimo che mi curo. E cambio i proiettili. Già che metti lui. No, è impazzito. Stai fermo. Non riesco a prenderlo. Ok. Preso. Aspetta. Ok, sì, in effetti, cioè, quanti uomini ha quello? Siamo alle solite, noi soli, con i quattro gatti e gli altri in 10.000. Aspetta che scendo anch'io, va. Ne sono rimasti tre. Ok, preso. Ne è rimasto uno. Ma che lo prendo io. Vai. Ecco. We need our horses. I know that. Hold on. Look at him here, dead. That's what you get for robbing me, Langton. Shit! That damn harpy! Cioè, lo prendo io. Come on, it's time to collect. Okay. Are you with her? What's it look like? Okay, you're taking Finley. Let's go. Get him on your horse. Now let's get out of here. Come on. Yeah. E ancora, eh? Adesso sul cavallo, aspetta. Aspetta, dov'è? Ma sì, usiamo questo, va. Aia. Aspetta, aspetta. Guarda lì. No. Preso. Okay. Aiuto. No, Mamma mia. Metti i colpi. Prendi il cartuccio normale. Dove? Ah, qua. Ho preso. Ok. That's the end of the canyon. And I think we might be free of them. Ride for it. Non è morto il tizio, vero? Spero di no. Vedo una bella ferita lì. Secondo me è morto. I need to relieve myself. Ah no, no, there'll be a bucket in your cell. I'm serious. Yeah, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. In effetti. I don't need to be hit. I just want to be treated civil. Shut it. Oh, lo colpisco a fare. Non ho mai colpito nessuno quando ho preso le taglie.
easy, Joan. No, but I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. Mostly. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Hey, I won't. But it would be good to have you along some more. Yeah, we'll see. Maybe. Scusi, non mi tagli la strada. Scusi. Be careful. Che cavolo. Come on, the jail's up here. Almost there, Finley. Se non ero nella missione mi davano subito la taglia, va? Siamo arrivati, sì. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. Dai, che non ti ho fatto nulla io. We brought in Shane Finley. Oh, great. Let's put him in the cell. You did good work. Okay. I hate you. Ah, no qua. Così sbagliato. Right. One with the door open. I object to this. Okay. We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Here. Here's a decent price on Finley. Mm-hmm, I know. se no, non l'aveva catturato. You want this money to go to the bank, too? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Be well, John. $100, insomma. Onesta giornata di lavoro, va bene. Come on, girl. One more time. Ok, allora adesso andiamo da zio. Quindi.